Buonasera, benvenuti a questa nuova puntata, questa nuova intervista qui su teleibs.it. Dopo l'ennesimo riordino della rete ospedaliera della provincia di Trapani in tutta la Sicilia, si è tornata ad alzare appunto questa polemica, soprattutto nella città di Mazara del Vallo. I mazzaresi non ci stanno con quello che è stato previsto ormai ufficialmente per l'ospedale Abelaiello. Qua molti si chiedono: 40 milioni di euro spesi per un ospedale poi alla fine di base, perché il corteo sarà il 31 gennaio. Accanto a me c'è la rappresentante del comitato civico Sosteniamo l'Abelaiello, Marilinda Ingrande, e Gaspare Accardo in rappresentanza di questo corteo che ci sarà appunto dei cittadini mazzaresi, che ci sarà appunto il 31 gennaio. Allora, signora Ingrande, perché fare questo corteo? Cosa non va di quello che è stato inserito all'interno dell'Abelaiello? Allora, io intanto vorrei precisare che il comitato nasce spontaneamente e non ha colore politico. Sì. Quindi questo ci tengo a precisare, perché ne abbiamo sentiti di tutti i colori da parte di tutte le forze politiche che ci stanno andando contro. E quindi è giusto che lo dica, e anzi invito tutti i gruppi o i singoli politici che ci vogliono rappresentare, che si vogliono affiancare a noi, a partecipare a questa manifestazione il 31. Questo ci tenevo a precisarlo prima di iniziare qualsiasi cosa. Allora, è stato presentato il piano sulla rete ospedaliera 15 giorni fa, dove si evidenzia che l'ospedale di Mazara continua ad essere solo esclusivamente un ospedale di base, e che Marsala invece diventa un ospedale di primo livello. Noi a questo non ci stiamo, abbiamo sempre lottato, il comitato è nato solo esclusivamente con l'idea, intanto con l'idea della radioterapia, perché è stato un errore nostro iniziare una petizione sulla radioterapia quando era scontato per noi che comunque l'ospedale venisse fatto e classificato di primo livello, ed è stato un errore nostro. Quindi abbiamo continuato ad andare avanti quando abbiamo capito che l'ospedale comunque veniva classificato di base, quindi la radioterapia ce la potevamo anche scordare. L'assessore Cucciardi continuava a dire che Mazara non aveva i requisiti, che il primo livello poteva essere dato solo ed esclusivamente a Trapani, essendo un ospedale SPOC, e tutto il resto doveva essere un ospedale di base. 15 giorni fa è uscita la notizia che Marsala invece diventava un ospedale di primo livello e quindi veniva classificato in maniera superiore rispetto all'ospedale di Mazara. Voglio dire, l'ospedale di Mazara ancora non è aperto, e lì lotteremo, perché dovremo capire anche quale sarà la data e l'apertura del nostro ospedale. Ma c'è stata una spesa di 40 milioni di euro di soldi pubblici, ed è giusto dirlo che sono soldi pubblici, e che comunque ha una struttura all'avanguardia, quello che sia il decreto Balduzzi sia il decreto DM70 detto Lorenzin specificano nel classificare ora gli ospedali, cioè che gli ospedali devono avere dei certi requisiti, e Mazara del Vallo con l'Abelaiello penso che abbia tutti i requisiti possibili e immaginabili. Quindi è per questo che noi stiamo continuando a lottare e a dire la nostra. Eppure l'assessore Gucciardi continua a ripetere che tutte queste polemiche e questi cortei che si vengono a creare sono soltanto il frutto di campanilismi. Perché ormai se noi lottiamo per Mazara siamo campanilistici, se invece lotta qualcun altro, qualche altro paese lotta per avere certi diritti, non sono più campanilistici ma siamo noi campanilistici. Io penso che Mazara, ma quando parlo dell'ospedale Abelaiello io non parlo dell'ospedale dei mazzaresi, io parlo sia per una questione di georeferenziazione, cioè sul fatto che è situato in una zona ideale. Mazara l'autostrada, c'ha i collegamenti ferroviari che comunque sono tutti accessibili, l'ospedale di Mazara poi tra l'altro si trova in un posto dove è facile comunque arrivarci sia a livello autostradale sia a livello ferroviario, non è come Marsala che comunque è molto dislocata in periferia, diciamo. E quindi questo è un punto. Poi perché abbraccia comunque tutta la Valle del Belice, cioè noi parliamo che Mazara del Vallo non può essere ospedale di base così come Castelvetrano.
Quindi i campobellesi, tutti quelli che comunque facevano riferimento all'ospedale di Mazara, oggi non lo possono fare più. E per noi non è fattibile tutto questo. Noi lotteremo fino alla fine per questo motivo. Parlando sempre però di chi non la pensa come voi, per esempio il PD mazzarese ha esordito con un comunicato stampa che ha detto, affermava che nonostante Mazara non avesse il primo livello, quindi le Belaielle non avesse il primo livello, però è come se lo fosse, perché hanno detto che nella Belaielle ci sarà il pronto soccorso, la medicina generale, l'ortopedia, la traumatologia, la chirurgia generale, cardiologia, struttura complessa con UTIC, l'oncologia, la farmacia, la direzione sanitaria, e a questi si aggiungeranno oculistica, psichiatria, lungodegenza, riabilitazione, radiologia e patologia clinica. Beh, non è poco, o no? Ma lui può dire tutto quello che vuole, sono i fatti a parlare. Cioè, possiamo scrivere sui giornali tutto quello che vogliamo. Voglio dire, sia il decreto Balduzzi, ripeto, sia il DM70, tendono alla riorganizzazione della rete ospedaliera e quindi di fare dei tagli per una questione di spending review, cioè ormai sulla spesa sanitaria tendono a tagliare il massimo possibile, quindi tutti i reparti doppioni o tutti i reparti che non funzionano perché magari non c'è quell'occupazione, diciamo, di reparto a livello di ricoveri, allora tendono a tagliare. Lui qua mi aggiunge su un ospedale di base che può avere solamente 4 specialità e al massimo posso anche capire che con decreto assessoriale ne voglia aggiungere un altro perché magari ci fa questa grazia, ma da qui ad avere 12 reparti, tra l'altro molti complessi, e per ultimo ci ha dato pure la neonatologia. La neonatologia anche, sì. Ha dato il punto nascite, quando il punto nascite per legge si dà. Teniamo presente che in provincia si devono avere quantomeno 500 parti l'anno, quindi sia Castelvetrano, sia Mazara, sia Marsala avranno un punto nascita. Cioè, secondo me sono assurdità, non credo che possiamo credere a tutto quello che ci sta dicendo. Cioè, poi se ci classifica l'ospedale di primo livello, ma noi non vogliamo neanche 12 reparti, cioè sarebbero troppi, noi abbiamo sempre detto che anche Castelvetrano dovrebbe avere, quindi i reparti si potrebbero anche suddividere tra noi e Castelvetrano, in modo tale che la gente comunque per certe patologie non ha bisogno di spostarsi più di tanto della zona. Cioè, noi questo chiediamo, questo vogliamo. Gasper Accardo, ancora si aspetta comunque il via libera da Roma riguardo questo riordino ospedaliero regionale, quindi ancora non è detto, quindi per questo si fa il corteo? Sì, innanzitutto io sono qua come cittadino mazzarese che sono in rappresentanza di tutte le attività dei lavoratori autonomi, dei studenti e anche dei disoccupati della città, che in passato abbiamo fatto dei cortei in questa città portando 12.000 persone in piazza e valutando tutta questa situazione, noi veramente non è da ora che ci siamo mossi, già quando c'era la raccolta del comitato per la radioterapia noi già ci siamo mosse, abbiamo aspettato un pochettino, abbiamo aspettato che l'anno nuovo per muoverci, poi è uscito il nuovo piano ospedaliero e abbiamo visto che Mazara del Vallo, come noi immaginavamo, è stato assegnato come ospedale di base e ci siamo uniti con il comitato per fare la manifestazione insieme, perché non ha senso muoversi in due fronti diverse, chi per fare una manifestazione importante per il diritto alla salute, che è una cosa che interessa a tutti, ci siamo uniti e stiamo camminando anche se abbiamo idee diverse, questo è una cosa importante, che chi vuole speculare questo corteo, abbiamo delle idee diverse ma andiamo tutto avanti, io sono qua in rappresentanza dei cittadini, di tutte le persone, perché questo corteo è fatto esclusivamente dalla città di Mazara del Vallo, perché non possiamo, questa città carapiera negli ultimi 20 anni è stata umiliata dalla politica, è un dato di fatto. Mazara del Vallo ha perso tutto, Mazara del Vallo ha perso i giudici di pace, Mazara del Vallo ha perso gli uffici pubblici, Mazara del Vallo aspetta il drenaggio che si palleggiano di continuo, ancora non viene fatto, si è fatto il mercato ittico che è il polmone del settore della pesca ed è una cattedrale del deserto chiusa,
e abbiamo aspettato 30 anni per la sua prelevata. Quindi arrivando a questo punto, un cittadino mazzarese deve continuare ancora a sentire le belle parole. Qua abbiamo in mano il decreto Balduzzi del DM 70, Lorenzin, dice praticamente che tutto quello che stanno dicendo, uno che parlano le dice il cittadino mazzarese è ignorante, come dice, uno leggendo dice che praticamente la legge dice tutto quello che stanno proponendo non ce lo possono dare. Allora io come cittadino mazzarese come posso stare ancora a farmi umiliare, devono ancora umiliare ancora di più questa città? Si sente preso in giro. Si sente preso in giro. Quindi poi cioè, abbiamo un dato di referendum molto importante, che è quello che è successo nella città di Cefalù. 14.000 abitanti, l'ospedale il Giglio, quando è uscito a settembre, perché ogni 4 mesi cambiano la rete ospedaliera, è uscito il Giglio di Cefalù, è uscito che, come ospedale di base. In quella città rivoluzione, nessuno ha parlato di populismo, nessuno ha parlato, si sono mosse tutti i cittadini, si sono mossi gli operatori ospedalieri tutti uniti, si sono mosse tutto il consiglio comunale, il sindaco con la fascia, il tricolore in testa al corteo, hanno fatto una manifestazione, 14.000 abitanti, 14.000 presenze nel corteo. Quindi magicamente poi ora in questo mese è uscito il nuovo piano regolatore, il nuovo piano ospedaliero. E magicamente hanno vinto la battaglia. E io mi dico, se una città con 14.000 abitanti ci è riuscito, perché noi mazzaresi dobbiamo stare sempre a guardare e poi facciamo sempre le cose? Forse è la politica che fa la differenza, però forse a Marsala ha vinto la politica, perché sono stati più capaci, più operativi rispetto a Mazzara. E infatti per questo di quella politica che 20 anni ha umiliato Mazzara, non abbiamo avuto politiche che hanno difeso veramente questa città. Questa città appunto ha perso tutto perché è una questione politica, però se noi cittadini diamo le responsabilità alla politica e se ci uniamo e siamo una massa enorme, come abbiamo dimostrato sempre, facciamo capire a chi fa politica che la città di Mazzara del Vallo non vuole più farsi umiliare, che la Mazzara del Vallo si sta unendo tutte, alzare la testa perché vuole e pretende un ospedale di primo livello, perché oltre di tutto ha una struttura meravigliosa. Se noi arriviamo un ospedale che c'avevamo prima, è normale che diciamo non so, pretendiamo, ma abbiamo un ospedale all'avanguardia, abbiamo un ospedale che ci invidiano tutti, perché io da mazzarese non devo avere l'ospedale di primo livello? È un diritto che lo chiediamo, se non lo chiediamo ora, quando lo dobbiamo chiedere? Quando poi andremo chi sta male porta i familiari al pronto soccorso, c'è un dottore, non ci può dare le cure necessarie, se abbiamo diamo pugni ai vetri, no, dobbiamo manifestare ora, dobbiamo unirci tutti per fare capire che la città ha i requisiti, non le chiacchiere della politica. Noi siamo fuori dalla politica, questo corteo è fatto dai cittadini, a me ci fa piacere veramente che ci sono dei consiglieri comunali che stanno facendo una loro battaglia e sono vicini a noi, non noi siamo vicini a loro. Sono loro vicino ai cittadini che si stanno muovendo per fare questo corteo. Ed è giusto che tutti si prendano la responsabilità e tutti lavorano per il bene di questa città. Bene, questo corteo, la città come sta reagendo, come vi state organizzando? Allora, questa città si sta muovendo in maniera, sempre posso dire che c'è già l'interesse dei cittadini a partecipare, stiamo iniziando a distribuire volantini, gireremo porta per porta come abbiamo fatto nel dicembre 2013 quando abbiamo fatto il corteo, gireremo porta per porta suonando i campanelli e andremo delle attività a coinvolgere, perché non ci deve essere uno che deve dire io non lo sapevo. O dobbiamo essere tutti, perché la salute è la cosa più importante che c'è. E faremo anche un'altra cosa importante dal 28, 29 e 30, il famoso presidio che sarà fatto in questo parte, dove sarà permanente, dove noi saremo lì, dove i cittadini, gli studenti verranno lì, ci confrontiamo per organizzare questo corteo, che è una cosa che voglio puntualizzare. Questo corteo sarà soltanto l'inizio, non è la fine, finisce il corteo e andiamo tutti a casa. Questo è l'inizio di tante manifestazioni che i cittadini si stanno preparando, perché questa cosa non sarà, questa volta non andrà in dormitorio. Da lì, che ognuno si prende le proprie responsabilità, da lì noi andremo avanti. Io voglio fare un invito, sì. Un invito al nostro sindaco, al sindaco di Mazzara del Vallo, ad essere con noi, ad essere
ad essere con noi a questo cortile, come l'ha fatto il sindaco di Cefalù, con la fascia a rappresentare la città. Se lui vuole mandare un telegramma, noi ce lo mandiamo. Se vuole un invito dato a mano con una delegazione di cittadini, noi ufficialmente invitiamo il nostro sindaco a rappresentare la città, perché questa città ha bisogno dell'aiuto di tutti per farsi rispettare. Quindi noi mandiamo ufficialmente a lui e anche a chi fa politica in questa città, come il deputato regionale, abbiamo uno solo che rappresenta la città alla regione, come Sergio Tancredi. Noi diamo l'invito a tutto, perché questo è fatto dai cittadini e vogliamo che loro si sentano vicini a rappresentare la città. I cittadini, quindi, secondo lei come stanno reagendo, dottoressa Miranda? No, ma stanno reagendo perché comunque noi abbiamo fatto già un bellissimo lavoro prima col comitato per quanto riguarda la petizione, quindi loro sono al corrente che ci sono delle grosse difficoltà in merito a questo problema. Gaspare sta facendo un bellissimo lavoro perché è andato comunque ad interpellare tutti i rappresentanti delle varie categorie dei lavoratori e tutti hanno comunque aderito a questa iniziativa e siamo abbastanza contenti. Io volevo precisare una cosa per quanto riguarda l'ospedale. L'assessore Cucciardi ci ha un po' deriso sul fatto che noi diciamo sempre che Mazara potrebbe essere collegata a Castelvetrano, perché i mazzaresi vogliono, il comitato chiede o i politici chiedono la riunione di due ospedali e non si può fare. Io qua c'ho un foglio dove vi parlo di ospedali riuniti di Vittoria e Comiso, ospedali riuniti di Avola e Noto. Se andiamo oltre abbiamo Sciacca e Ribera, quindi si può fare, cioè ci sono le possibilità di poter aggregare gli ospedali e unirli e farli diventare comunque un ospedale, uno SPOC di primo livello, dando comunque delle eccellenze diverse, in modo tale che... Per un'altra cosa che volevo dire è che noi non ce l'abbiamo completamente contro Marsala, voglio dire. Ci mancherebbe altro. Assolutamente, non è che noi, se la nostra battaglia dei mazzaresi è contro quindi il campanilismo, siamo contro i marsalesi, perché ben vengono i marsalesi, abbiamo sempre lavorato in sinergia. Però se lui mi parla, in degli articoli che ho letto, lui parla di 80.000 abitanti marsalesi, mentre Mazara ne fa 50.000. Ma il decreto di M70 non parla di abitanti, ma parla di bacini di utenza. Quindi come può calcolare gli 80.000 abitanti facendo riferimento pure a Petrosino e Strasatti, quando Petrosino e Strasatti come riferimento, quando noi eravamo all'ospedale, facevano riferimento a noi e non a Marsala, perché dista molto di più Marsala rispetto a noi. Ma lasciamo perdere questo. I bacini di utenza, cioè si intende i collegamenti che comunque la gente può fare per arrivare ad un ospedale che possa dare delle certezze. Marsala è quasi vicina a Trapani, Trapani di primo livello, Marsala di primo livello. I reparti che ci sono a Marsala, parte dei reparti, nascono dalla chiusura dei reparti di Mazara del Vallo, perché molti specialisti sono finiti tra Mazara e Castelvetrano, perché noi prima, lui può dire quello che vuole, però prima avevamo un ospedale che era degno di chiamarsi ospedale. Poi magari con l'andare del tempo l'hanno un po' distrutto politicamente, perché questo è pure da dire. Adesso ci vuole riportare tutto quello che noi avevamo prima, lasciando a Marsala tutto quello che oggi ha, anzi facendolo diventare di primo livello. Castelvetrano lo lascia e gli lascia tutti i reparti, quelli che ha, però essendo anche un ospedale di base. C'è una confusione che non si capisce. O noi ci rifacciamo ai decreti ministeriali, o noi parliamo solo di aria fritta, come si vuol dire. Poi tra l'altro, siccome la spending review, cioè tutto questo è stato fatto per dare dettagli alla sanità, che ci sono state negli anni, nel percorso ci sono stati dei tagli, voglio dire, con tutti questi reparti che il doppione che lui sta mettendo in più, ma non parliamo di tagli, qua parliamo anzi che la spesa viene raddoppiata. Cioè, ma con quale principio si può pensare che i cittadini siano così stupidi da non capire quello che sta succedendo? Cioè, questo è quello che voglio denunciare oggi, questo è quello che dico ai cittadini: venite il 31,
alla manifestazione, perché gli parleremo dettagliatamente di quello che sta succedendo. Oggi ci sono notizie in maniera non ufficiale, quindi io non ne parlo qua, ma presumo che dovranno approvare prima una finanziaria, e quindi approvando la finanziaria si renderanno conto della spesa economica che questo piano ospedaliero andrà ad occupare, e penso che sia una bella spesa. Poi tra l'altro, per esempio, io faccio un esempio, il reparto di ortopedia, che lo danno sia a Marsala, sia a Mazara, che a Castelvetrano, con i primari ne può occupare solo uno come reparto, cioè non ce la fanno a gestire tre reparti avendo solamente un personale reso al minimo, perché i concorsi non ce ne sono più. Vabbè, i concorsi però hanno detto che ci saranno. Ci saranno quando rientreranno dalla spesa che loro, perché la Sicilia è spendere più, quindi ci sono stati dei tagli e loro devono rientrare da questi tagli, non si possono fare concorsi. Ma dirò di più, Giorgio Magandino in un'intervista qualche mese fa ha detto tanto concorsi in Sicilia non se ne faranno, faccio il nome perché l'ha detto lui pubblicamente, tanto concorsi non se ne faranno perché ci sarà tutto il personale in mobilità delle varie che sono stati spostati che dovranno rientrare. Io mi chiedo, è da 7 anni che abbiamo l'ospedale quasi chiuso, c'era personale che comunque aveva già una certa età, che siamo quasi, se non dico in pensione, però ci manca poco. Cioè, voi pensate che questo personale possa rientrare e quindi non si potranno e non si dovranno fare concorsi pubblici? Penso che ci, che sarà necessario farli, perché tra l'altro molto personale rimarrà magari al suo posto perché magari si trova bene. Cioè, dire a priori che non ci saranno concorsi perché tanto ci sono quelli della mobilità che dovranno scendere e riprendere il loro posto qua, secondo me è un'assurdità. E questo lo vedremo soltanto strada facendo. Sì, ma sicuramente io qua sto prendendo gli spunti perché sono tutte ipotesi possibili e immaginabili. Però rendiamoci conto che ci sono. Perché l'assessorato ha detto più volte in più sedi che comunque i concorsi ci saranno, il personale aumenterà, i posti. Sì. Quindi su questo poi vedremo anche più avanti. Io volevo ritornare sul discorso dei bacini d'utenza, sì. Perché si è detto anche Cefalù va a tutte le piccole città che ci sono delle madrenie, piccole paesine come bacino d'utenza. Noi qua, se ricordiamo negli anni 90, quando questo ospedale c'era pure la scuola di infermieristica ed era il top, venivano gente dalla provincia, che siamo ai confini della Valle del Belice, siamo da Agrigento, tutta la Valle del Belice, tutto il paese. Quindi se noi parliamo come bacino d'utenza, Mazara, avendo un ospedale come funzionante come merita, questa struttura raccoglierà tutta la Valle del Belice e pure parte della provincia di Agrigento. E quindi io invito, oltre i miei concittadini mazzaresi, invito tutti quelli della zona ad unirsi a noi questa battaglia, perché i benefici sanitari di una struttura del genere non riguarda soltanto noi cittadini mazzaresi, ma riguarda tutto questo territorio. Quindi io invito le città di Castelvetrano, di Campobello, di Santa Ninfa di unirsi a noi e partecipare in questa battaglia. Più siamo, più la nostra voce si farà sentire di quelli che fanno politica sia alla regione che sia al governo. Bene, grazie per essere stati con noi, l'argomento è sempre molto interessante, ricordo l'appuntamento per il corteo qui a Mazara del Vallo il 31 gennaio alle ore 9, raduno in via Salemi di fronte all'ospedale a Belaiello. Per saperne di più mi raccomando continuate a seguirci perché l'informazione ci rende liberi. Grazie ancora e arrivederci.